Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Nazome Eleven Go Galaxy Supernova. Nello scorso video c'è stata la partita contro le scimitarre del deserto. Buddy è esploso in una rabbia che però è riuscito a controllare, un po' come il Super Saiyan che è incollerito ma combatte con cuore sereno. Ed oggi andremo a fare un po' di allenamento speciale, dato che il capitolo introdurrà gli allenamenti con la Black Room, quindi episodio succoso. Intanto qui abbiamo uno Zip un po' sconcertato. Con la sua velocità e la mia posizione in campo ho l'86% di possibilità di prendere la palla. Vai Zip, facci vedere. E invece hai lo 0%. No, i miei calcoli erano perfetti, non capisco. Keenan, arriva! Chi è che arriva? Il passaggio del Falcon. Bene, ora tocca a me. Tanto Zippy si dispera. Vai amico, non fermarti! Finalmente adesso tutti collaborano fra loro e si allenano con impegno. Stanno migliorando tanto. All'inizio ero preoccupato, sapete? Pensavo che non avremmo avuto alcuna speranza. Ma ora... Trina, arriva! Che succede? L'ha fatto ancora? Cioè? Trina. Sì, qui quando appunto dice che Buddy ha paura di arrabbiarsi e quindi reprime. Anche Trina dovrà affrontare le sue paure, prima o poi. Se non fosse stato per lei, in questo momento io starei ancora scappando dal mio passato. Lei mi ha capito, mi ha letto dentro. Anch'io ora voglio capire lei. Ah! Tigri supersoniche, la semifinale. Bello. Certo che le nostre capacità stanno migliorando a vista d'occhio, vero? Sì, secondo i miei calcoli le nostre abilità sono già incrementate del 27%. In fondo si tratta quasi soltanto di saper muovere il proprio corpo in armonia con la palla. Aspetta un attimo, Frank, non correre troppo. I tuoi movimenti sono migliorati, è vero, ma sono ancora deboli. È una tendenza a rallentarti. Come? Continua ad allenarti. Vedrai che i miglioramenti arriveranno prima di quanto credi. D'accordo. Riccardo un po' preoccupato comunque, molto preoccupato. Hai visto, Arion? Riccardo ha iniziato a dare consigli alla squadra. Hai ragione, sono sicuro che stia cominciando ad affezionarsi agli altri. Ma è molto preoccupato, per questo dà consigli. La zia, che succede? Come va ragazzi, avete finito l'allenamento? Se avete finito andate a lavarvi le mani e venite in mensa. Il curry della zia vi sta aspettando. Ho detto che non leggerò mai quel nome. Non lo farò mai. Quindi se non lo leggo è perché non lo voglio dire. Non è adatto per una donna. Comunque. Il curry. Fantastico. Il suo curry è il migliore del mondo. Ho una gran fame. Non vedo l'ora di mettermi a tavola. Sì. Più o meno. Oh, va bene. Andiamo alla mensa allora. Attenzione, altri aggiornamenti su Black. Dorme solo 3 ore a notte e si sveglia comunque molto presto la mattina. Ah, accidenti. Queste informazioni sono inutili. Ma dai, Black è una persona interessante, dai, cosa dici? Se posso essere sincero, trovo interessanti i commenti su Black. Dico sul serio. Mi piace come persona Black. Ha un nome anche piuttosto particolare, no? Oscuro. Sì, vabbè, nero, però avete capito. Sì, Curry si raffredda, Curry, come vi pare, ditelo. Addirittura in Giappone lo chiamano Curry. Curry. Accidenti, pollo e Curry, voglio vedere. Curry, la pronuncia corretta sarebbe Curry. Questi inglesismi. Vado anch'io, a dopo. D'accordo, a dopo. A dopo una bella partita a rubamazzo, scala 40. 7.30, bestia. Ehi, Zippy. Mamma, papà, che cosa ci fate qui? Tutto preciso, tranquillo, l'uomo d'affari.
Quelli sono i genitori di Zippy. Zippy, ma dove diavolo sei stato? Non riuscivamo a trovarti. Non dirmi che stai trascurando gli studi solo per un po' di sport. No, mamma, è solo che gioco nella squadra che rappresenta il Giappone. Personalmente non la reputo una cosa negativa, no? Non importa dove giochi, ciò su cui dovresti concentrarti è la scuola. Ho un cervello quantico, madre. Ti pare che debba studiare oltremodo? Attenzione perché arriva il padre con questa parlata molto profonda. Tua madre ha ragione, figliolo. Non ha senso correre dietro una palla, si perde soltanto tempo. Lui, dato che è giapponese, quindi ha questa parlata molto no. Quindi anche l'accento è giapponese. Tuttavia, dato che sei stato scelto, non crediamo che tu possa smettere di punto in bianco. Ma devi lasciare la squadra, figliolo, e tornare a casa prima possibile. Non puoi smettere di punto in bianco, però devi lasciare la squadra prima possibile. Come funziona? Questo è tutto quello che avevamo da dirti. Andiamocene ora, cara. Zippy, ti prego, torna a casa. Ti stai piacendo il calcio, vero? Anche se credo che più piacere il calcio gli stia piacendo la convivenza insieme agli altri. È come quando vai a scuola, tu non vai a scuola perché ti manca la scuola d'estate, no? Ti mancano i compagni di classe. A me non mancavano, a parte un paio, perché tutti mezzi stronzi, quindi alla fine, beh. Cioè, ci parlavo con loro alla fine perché non c'era nessun altro con cui parlare per passare il tempo, però i discorsi che si facevano erano molto stupidi. Ehi, Zippy! Ah, oh, sei tu, Kinan! Quindi abbandonerai l'Inazuma, ho capito bene? Cosa? Mi hai sentito mentre parlavo con i miei genitori poco fa? Esattamente, volevo chiederti per quale motivo ti sei unito alla nazionale? Potrei anche sbagliarmi, ma può essere che tutto questo abbia a che fare con i tuoi genitori? Credo di aver fatto centro. Ecco, la verità è che entrando in nazionale speravo di allontanarmi per un po' dai miei genitori. Allontanarti? E per quale motivo? Beh, li hai visti anche tu. Mio padre dirige un'azienda internazionale e viaggia per il mondo. E mamma è una diplomatica. L'unico motivo per cui mi hanno educato in questo modo è per eguagliarli. Mi perseguitano da quando non ero che un bambino. Non faccio altro che studiare tutto il giorno. I genitori pensano solo di imporre i loro valori ai figli senza pensare al resto, ma io non me la bevo. Sarà. Tuttavia, se mi posso permettere, i miei genitori sono l'antitesi di tutto questo. Mio padre è diverso, per esempio, sai? Mi lascia sempre fare tutto quello che voglio. Mi sostiene con tutte le sue forze, lo ammiro molto. Sai, mio padre è un detective, lavora in polizia. Un detective. Sì, non si lascia sfuggire neanche un indizio. Pensa, spesso viene addirittura paragonato a Sherlock Holmes. Il mio sogno è diventare come lui un giorno, un detective che tutti ammirano e stimano. Prima di entrare nell'Inazuma Japan, l'allenatore Black mi ha promesso un viaggio a Scotland Yard. Bene, e con questo? La tua famiglia è molto meglio della mia. Stai cercando di dirmi solo questo, giusto? Cosa? No, non è quello che intendevo. Scusami, ma non ho proprio voglia di sentire i tuoi discorsi. Meglio che vada adesso. No, Zippy, aspetta, io. Non era fraintendibile, cioè si capiva benissimo. Ciao, Zippy, vedo che ti sei svegliato presto anche tu stamattina, come mai? Cosa? Non dirmi che sei ancora arrabbiato. Lo trovo un comportamento molto infantile. Si è trattato solo di un semplice malinteso. Decidi di non voler vivere con i tuoi. Secondo me invece vuoi attirare la loro attenzione, ho ragione? Piantala! Non hai la minima idea di chi io sia, Kinan. Smettila, per favore. Ehi, voi due! Un litigio così di prima mattina? Fermatevi. Si può sapere che vi prende? Non è colpa mia. Se Kinan non mi infastidisce, non reagirei certo in questo modo. Ehi, guardate, ecco l'allenatore! Le semifinali della qualificazione si avvicinano. Complimenti ragazzi, finora avete fatto grandi progressi. Sappiate però che con l'attuale vostra potenza non riuscirete mai a vincere il girone asiatico. Cosa? Seguitemi. Appena siete pronti, venite dalla reception davanti all'ingresso.
Vi aspetteremo là. Ok, intrigante la faccenda. La reception davanti all'ingresso ha detto: perché proprio là? Non so che dirti, Arion. In ogni caso, hai sentito l'allenatore poco fa? Andiamo alla reception. Va bene, la Shipwood che ci dice? Non hai davvero idea. Figuriamoci. Dirigiamoci allora alla reception. Vediamo un po', eccoci qua. Eccoci allenatore Black. Per quale motivo ho voluto riunirci tutti qui? Aspetta e vedrai. Apriti sesamo. Magia. Cosa? C'erano delle scale qui. Forza, scendete. Ehi. Chi l'avrebbe mai detto? Sotto una caffetteria. Ma non c'è niente qui. A parte quella grossa mina lì piazzata. Che faccia. Cosa? Dove siamo? Ehi, cosa sta succedendo? Ci siamo forse teletrasportati? Il teletrasporto non esiste. Ti pare che ci smaterializzano per materializzarci da un'altra parte? Non saremmo comunque noi, sarebbe una copia di noi. Con i nostri stessi ricordi magari, ma non saremmo noi, noi saremmo morti, è ovvio. No, si tratta di un ologramma. Un ologramma? Intendo una di quelle immagini proiettate? Sì, si può dire anche così. Tuttavia ciò che vedete non è una semplice immagine. A differenza degli altri ologrammi, questa invia al cervello segnali che simulano la realtà. Quindi si tratta di una simulazione? Realtà virtuale, senza occhiali. Da oggi vi allenerete qui, in questo luogo. La Dark Room. Dark Room? Potremmo fare degli allenamenti speciali qua dentro? Ridicolo. Io invece trovo questa idea interessante. Già, lo dico anch'io. Ci pensate ragazzi, d'ora in avanti potremmo provare tanti altri tipi di allenamento speciale. Hai ragione, capitano. Vai, possiamo allenarci qui d'ora in poi. E faremo un bel po' di allenamento. Bene, parlate con Glacia ora. Vi darà altre informazioni al riguardo. Guarda, io la prima cosa che farei è allenare il tiro. Però Sky è un po' preoccupata. Ok. Glacia. Questi radi di allenamento sono per te, Arion. Dati di allenamento numero 1. Usando questi arti di allenamento, ciascuno di voi potrà allenarsi in totale autonomia nella Dark Room. Allenandovi guadagnerete dei punti. Grazie a questi punti sarete in grado di migliorare le vostre abilità. Perfetto, non vedo l'ora di provare. Nice. Ok. CD, giocatore che vuoi aumentare le statistiche. Giusto. Allora, in realtà, per aumentare le statistiche, per ottenere il punteggio massimo dall'allenamento... c'è un modo, ovvero bloccare in un punto preciso dell'allenamento. Io mi ero imparato con il pupazzo di neve in quale punto fermarmi, ma non ricordo quale. Allora, facciamo Falco di tiro a 61, Victor 95. Facciamolo un pochino, no? Alleniamolo giusto un pochino. Dov'è il testo qui? Esce fuori. ...15 punti, vero? 8! Ok. Tutti qua. Perfetto. Così funziona l'allenamento. Questo è quello... il primo col pupazzo di neve. Hai completato il primo allenamento speciale? Ottimo lavoro! E ci danno un altro dischetto. Questi poi si trovano in giro per... beh, è spoiler per chi non ha mai giocato in Zoom Eleven... e per chi sta vedendo la serie per la prima volta, quindi evito di dirlo. Fantastico, ora sotto col prossimo! Completa un altro allenamento con molto piacere. Yeah. E stavolta facciamo... beh, Falco. Non so quanto tempo... ah, devo partecipare a dribbling esplosivo? Ok. Vai, questo è pure abbastanza facile, Possiamo intanto raccogliere le stelline che ci vengono da...
Cioè, proprio lì me lo ammette, non lo so, eh. È colpa mia? Ecco, prendiamo un po' di tempo. È un allenamento a tempo. Prendendo le stelline si sale di livello. No, forse siamo... Non mi ricordo a che servono le stelline, sinceramente. Però raccoglietele. Ai lati poi possono arrivare dei missili che vengono segnati con una striscia rossa appunto sul bordo. Ok, prendiamo il tempo che è importante. Se si finisce il tempo, finisce l'allenamento. Quindi potrebbe durare all'infinito se uno fa tutto quanto in maniera perfetta, no? Quindi possiamo anche giocarcela per quanto vogliamo. Ovviamente più si va avanti, più le trappole aumentano. Non mi ricordo quanto è il punteggio massimo che ho fatto qui, però mi sa che sto andando meglio delle altre volte. Oela! Bomberman! Andiamoci piano, eh! Oela! E dai! Quanto era? Quanto? Ah, non lo so. Non so se il pallone devo prenderlo per forza, oppure è un ad. È un ad per di più, non lo so. Ok, livello. Sì, il livello qua mi sa che sale anche da solo a forza di dribblare. Vai, preso. Vabbè, l'onda d'urto. Carogna. Che poi il tempo non compare più alla fine, quindi scade per forza. Più di tanto mi sa che non ti fa fare. Ok, super veloce. Vabbè, dai. Finì, fino all'ultimo. Sono stato piuttosto bravetto, dai. Non mi lamento. Più 5. Ah, che schifo allora. Ho fatto schifo allora. Più 5. Da quel momento continuiamo ad allenarci nella Dark Room. Bene, abbiamo finito. Sicuramente un allenamento molto faticoso, ma anche utile, non trovate? Il capitano ha ragione, sono sicuro che ci sarà di grande aiuto. Aspettate un attimo, non pensate che sia un po' eccessivo? Insomma, in fondo si tratta solo di calcio. Ho fatto una stima approssimativa di costi di questo complesso, almeno $1 miliardo. Già, in effetti a pensarci bene è tutto così naturale. Ma allora perché siamo qui? Forse non dobbiamo preoccuparci troppo, però. In fondo, stiamo per superare le qualificazioni, giusto? Cosa? Superare le qualificazioni, hai detto? Avete mai pensato a cosa succederà se vinceremo? Che intendi dire? Beh, il contratto con l'allenatore non richiede la vittoria, ma solo la partecipazione. Ehi, ora che mi ci fai pensare, è vero. Ma quindi anche se ci fermassimo ora avremmo rispettato comunque il contratto, giusto? Secondo voi dovremmo chiedere all'allenatore di lasciarci liberi di andare? Voi fate come volete, io non me ne andrò. Finora il calcio ha scatenato in me emozioni forti e grande passione. Emozioni forti? Sì, hai ragione, Frank. E voi che mi dite, ragazzi? Beh, se rimangono tutti, allora non c'è dubbio che resti anche io. Credo che resterò anch'io. Certo che resterò, non me ne andrò finché non avrò superato me stesso. O comunque, dopo che a Riccardo l'avrà approvato, ecco. Proprio non vi capisco, ragazzi. Il mister ci ha garantito che i nostri contratti verranno rispettati. E tu, Trina, cosa farai? Io? Forza, Trina, non avere paura e dici ciò che pensi. Mi dispiace, ma... Trina. Ragazzi, buone notizie. Finalmente conosciamo il nome della nazionale che affronteremo in semifinale. Buddy non ce la fa proprio, eh. Si tratta delle Tigri Supersoniche, la nazionale thailandese. Nello scorso turno hanno battuto i leoni del deserto del Qatar con un sonoro 5-0. Davvero? 5-0 hai detto? Magari la squadra del Qatar non era propriamente a suo meglio. No, tutt'altro. Qualcuno li dava addirittura favoriti per la vittoria finale. Devo ammettere che in queste qualificazioni i colpi di scena sono all'ordine del giorno. Ah, te ne rendi conto solo ora? Io sono convinto sin dall'inizio che per noi sia praticamente impossibile riuscire a qualificarci. Uomo di poca fede. Su, ragazzi, non ditemi che state ancora litigando. Fate qualche sforzo per andare d'accordo.
Continuando a litigare, fate solo la figura degli sciocchi. Siamo una squadra, no? I membri di una squadra dovrebbero aiutarsi sempre a vicenda. Bene, ragazzi, la partita con le tigri si avvicina. Io non ho intenzione di perdere. Continuando ad allenarci nella Dark Room, sono sicuro che vinceremo senza alcuna difficoltà. Sì. Interessante. Allora, direi che abbiamo un altro po' di allenamento. Possiamo farlo, dai, non guasta. Più che altro per provare l'altro allenamento. Facciamo sempre Victor, che deve potenziare un po' il suo tiro. Ah, ma i dati 1 erano questi, 4 era questo. Oh. Vabbè, facciamo ancora questo, dai. Vabbè, a bloccarlo preciso non è facile. Si possono anche, anche sprecare i punti alla fine. Riproviamoci, dai. Eccellente, bene. Tutti in attacco gli glieli do. E in tiro, voglio dire. Direi di dare anche un altro po' di punti di tiro a Falco. E magari poi dare qualche altra statistica a qualche altro giocatore. Bene, bene, bene. Certo, allora, Darion, io darei un po' di... tecnica, no, attacco. Faccio un po' di Trina. Faccio un po' di attacco con Trina. Ah, bene, 5 punti, dai. 5 punti. Ah, no, 3. Quindi qual era quello che dava 5? Vabbè, dai, insomma. Insomma, ci stiamo. Dovrei anche comprare veramente l'equipaggiamento per dare, ragazzi, quindi... magari vado a fare un giro per i negozi. Oh, ancora Astero Black. È un uomo da grande potere quando si tratta di calcio. Ok, ha fatto sì, la Dark Room è una struttura imponente. Allenatore Black ha un sacco di potere e influenza nel mondo del calcio. Ha i soldi. Ha troppi soldi. E se fosse un uomo molto ricco, ha contratti con la mafia sicuramente. È come nello scorso episodio, l'ho detto. Prima di concludere questo video, io andrei un attimo qua da Viva Pengigo, o come si chiama. Per vedere la tavola da surf, ovviamente. Perfetto. Fotina fatta. E vediamo un po' che cosa c'ha di buono. Speedo 4. Kick 2 più speedo. Guanti scattanti. Ah, beh. 1. Sì. Li assegniamo ora, sì. Atterri. Che ha più presa. Fascia rossa. Fortuna e fortuna e stamina. Allora, questa qui costa un po' di più, ma ne prendiamo 3. Vai, assegniamole a Arion, perché ci vuole Riccardo, perché ci vuole, e Falco, perché ci vuole. Allora, i difensori non li assegno perché sono forti già così. Per il resto non ha altro che mi interessa sto tizio. I scarpini sono... E ora l'ultimissima cosa per davvero, la ruota panoramica. Sì, aperto allora. Va bene, ci vedremo magari in un altro momento. Sì, ci possiamo andare in un altro momento, proprio perché l'episodio deve terminare qui. Io con una faccia rossissima vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate il link per Instagram e Telegram. Nel prossimo episodio, probabilmente partita contro le tigri supersoniche. Se ancora non siete iscritti, magari iscrivetevi e noi ci vediamo ovviamente alla prossima. Bye bye.